notti d'Oriente. Poteva mancare dopo il Re Leone parlare di Aladdin? No! Ma questa non è la classica recensione Mega Drive contro Super Nintendo, no, perché noi andiamo sempre un gradino avanti, un livello in più, uno step, e abbiamo anche la versione Master System che nessuno la cita mai, ma è una versione a sé completamente diversa, Master System e Game Gear, che Sega fece sviluppare in-house. Allora, com'è andata la storia? Dalla matita degli artisti Disney e della collaborazione di Sega e Virgin Games è uscito quello che molti conoscono come il gioco di Aladdin, perché poi è stato riproposto su PC, Amiga, Game Boy, NES, quindi anche console Nintendo, e ognuno di queste conversioni è peggiorata la qualità fino appunto ad arrivare alla più bassa, che è quella per il NES. Ma sul Super Nintendo invece, Capcom, che aveva l'esclusiva o comunque il costume di sviluppare giochi Disney per piattaforme Nintendo, ne propose una sua versione completamente indipendente, e questa storia più o meno la sanno tutti, perché sì, all'epoca sono state messe a confronto duramente quella Sega che aveva appunto la grafica dalla sua parte, perché veramente era animata da quelli che hanno disegnato il film, mentre quella Capcom aveva un gameplay più alla Prince of Persia, quindi più vicino a quello che uno si aspetta da Aladdin stesso. Tutti si dimenticano questa terza versione Master System, che nella coda finale della vita di questa console le ha dato qualche ottima gemma, tra cui appunto c'è anche il Re Leone di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ma questo è un gioco completamente diverso, è una sorta di platform libro interattivo qualcosa. Secondo me non se ne parla abbastanza, ma comunque non sarà proprio il focus di questa recensione, ma le metteremo tutte e tre una accanto all'altra, appunto forse per la prima volta fare un confronto decente tra le versioni di Aladdin che sono uscite al momento in cui il film era nelle sale o poco dopo. E come lo faremo? L'avete capito? Dopo la mia pappardella iniziale, io lancio le cartucce in pasto alle mezze cartucce e li lascio giocare fin quando non si fanno un'idea. Tra l'altro questa volta sarà più facile, perché credo che tutti almeno una volta nella vita abbiano giocato alla versione Sega, perché è uscita pure con Topolino, io me lo ricordo, ero ovunque. Ma vaffanculo. Ma Dio, un'altra cosa no! Che palle, le rocce, i geni, i cosi, e i cordi! Basta! Vai. Vino ronco! È buono qui. Che poi la grafica è abbastanza carina per essere un Master System. Saltare, puoi anche camminare di soppiatto, puoi scivolare sotto degli ostacoli e un po' qui tutto quello che ha questa versione, ma però ripercorre la storia per filo e per segno, almeno perché ci sono certe cose tipo le punte dove prima Zizio si stava incazzando e anch'io ho fatto fatica, non sono ben chiare, non è la giocabilità, è proprio ridotta all'osso, certe volte ho fatto un po' la carlona. Super Nintendo mi è piaciuto molto, uno, per la giocabilità, sì, che ovviamente è diversa da Master System, ricorda molto Prince of Persia, le sabbie del tempo, c'è un po' di parkour e anche, vabbè, quei due o tre boss che ho incontrato sono anche carini da battere, ecco, dopo ci sono queste azioni qua. Questa è la cosa più fica secondo me in questo gioco qui. Esatto, la Jean-Claude Van Damme che rendono questo gioco un po' più spicy. Giriamo sempre queste puntate con questa favolosa luce crepuscolare data dalla lampada di falso. Crepuscolare, una parola bellissima. Comandiamo. C'è troppo blu in tutte queste schermate. Dai falso, vai in un livello, sì, un po' più lava. Ma non riesco a ammazzare questo bastardino. Che non deve essere politica di corretto. Provare quello Mega Drive dopo quello Master System deve essere una cosa. Beh, il salto è veramente gigante. Si vede tantissimo, sì, che è super ispirato a livello di illustrazione, di animazione. È veramente
il film praticamente portato su schermo, su videogioco. Ci sono un sacco di idee carine. Come faccio a attaccarlo? E ho scoperto questa cosa che deve essere tipo una difesa da tutto. Quello su Master System, secondo me è comunque molto carino, ha una giocabilità tanto limitata. È un platform lento effettivamente, però non so se è plausibile per l'epoca. Puoi attaccare solo con i sassi che raccogli, infatti è carino che puoi interagire. O generalmente o scappi, salti, schivi, altrimenti trovi dei sassi ogni tanto in terra, quelli li puoi scagliare alle guardie che stordisci. E niente, usa la testa. Sono morto! Sono morto! Da dove ricominci? No! Che bello! Non averne meno. Oh! Sfinx! E guarda adesso cosa trovi, Abe? Sprint! Il tappeto volante questo. Sì! Anch'io ho il tappeto volante! Dimmi che guido. Madonna, Abe, che bella questa morte! È stato fantastico! Quando stai fermo per parecchio, che c'è lui che si guarda attorno, lui che si appoggia alla spada e giochicchia con la mela. Sì, ovviamente sono animazioni veramente carinissime, molto belle. Eccolo qua, guarda che meraviglia. Ma quello è Sebastian! È vero! Eh sì, ci sono un sacco di easter egg, insomma, citazioni. Quindi abbiamo trovato Pippo sulla colonna. La tua arma principale saranno le mele. Dopo che hai finito le mele e hai la spada, però non la userai mai molto. E quindi è tutto un salta, meno la spada, salta meno la spada, lancia la mela, è un po'... Non è bello quanto lo SNES. Abe la dà vinta al Super Nintendo. Già. Un punto in cui non bisogna toccare nessun tesoro tranne la lampada. Bisogna saltarli. Se tocchi i tesori muori. Mentre Abe sta sopravvivendo nella lava. Ma anche Falz sta sopravvivendo nella lava. Io sono al punto di prima. Qui abbiamo scoperto che si può salire su questa roccia. Per raccogliere un sacco di vite. Ma non c'è niente che ti indica che puoi salire. È il pezzo più difficile. Ora ci sono le palle. Ma perché tu vuoi prendere tutti i bonus? Il problema non è qua. A parte che la telecamera è rimasta molto indietro, vabbè. Il problema è qua. No! Che non riesco mai ad arrivare in cima! No! Guarda il genio. Siamo al momento. Eccolo lì. Nice to be back, ladies and gentlemen. Il gioco per Super Nintendo, che ha l'apparenza, la grafica un po' più scarna di quello per Mega Drive, in realtà poi secondo me va a vincere, perché è molto più dettagliato lo schema di gioco. Ci sono molte più animazioni tra un'azione e l'altra, per esempio le capriole, il nemico e la lava, le cose che possono succedere. Alla fine tra Mega Drive e Super Nintendo, a primissima vista vince il Mega Drive, perché l'impatto grafico è molto maggiore. Quello per Super Nintendo è un videogame puro. Duro e puro, cioè, e sei morto. Il videogame puro e il gameplay è veramente all'altezza delle aspettative. Quello per Mega Drive è un po' troppo legnoso. In Mega Drive hanno puntato tantissimo sull'ambientazione, che è veramente bellissima, ma alcune volte ti trae talmente l'inganno, perché non capisci con cosa puoi interagire. Questo per esempio è il livello tipo, esatto, in cui non capisci a cosa puoi appenderti, qual è una barriera, cos'è un limite, non capisci quasi niente. Sì, dopo averli provati tutti e tre, quello Super Nintendo, il semplice fatto di poter uccidere i nemici stando sopra rende il gameplay molto più veloce e divertente, perché tante volte combini acrobazie con uccisioni di nemici tutti insieme ed è veramente molto più platform, molto più figo. Però effettivamente anche nel Mega Drive dopo un po' ti riduci a appunto avere un paio di modi abbastanza ripetitivi di eliminare i nemici, mentre con il Super Nintendo secondo me è molto più bello, anche perché facendo quella acrobazia un po' più variabile, un po' da più Prince of Persia, le sabbie del tempo, rende la cosa un po' più varia, anche se alle volte diventa ridicolo, perché per aprire i bauletti devi saltarci sopra, sì, la capriola e ti sposti, prendere una mela ci salti sopra la capriola, sì, diventa... Cioè, l'animazione è proprio resa allo stremo, vale per qualsiasi azione, apri la porta, ci salta sopra e si ribalta. Esteticamente sì, è molto meglio il Mega Drive,
Anche se il Super Nintendo, scusami Abe, ha dei punti in cui il cazzo gli scenari sono fantastici. No, certo. C'è il primo piano e il secondo piano, quindi davanti a te e dietro di te rispetto al personaggio, intendo. Si muovono delle cose, rende tutto super dinamico. Sì, sì, concordo, anche il Super Nintendo ha dei bellissimi scenari. Audio vince Super Nintendo, secondo me, sì, a mani basse, perché quello Mega Drive ha tutte le canzoni del film, cioè ogni cosa che c'è è presa dal film, però è resa un po' con due, tre trombette, non ci sono percussioni quasi mai. Tre trombette e una scimmietta. Sì, infatti. E se confronti tipo le tracce che hanno in comune, tipo Un amico come me del genio, su Super Nintendo è fantastica, alla Maui Mallard con i fiati, quelle cose lì è un po' sottotono, ma sappiamo che il Mega Drive, se vuole, suona diverso ma suona bene. Sexy Falso ci vuole dire qualcosa? Una cosa molto avanti di quel Mega Drive è la presenza del mercante all'interno dei livelli per comprare. È vero, è esattamente, ma lì è proprio l'attenzione a... molto dinamica, e effettivamente se ripenso ai videogame di oggi è una delle poche cose che è rimasta. Allora, alla prossima puntata. Ciao!